costruito solidamente, muscoloso ed attivo, con espressione intelligente e decisa, il Bull Terrier è il buon gladiatore delle razze canine, che, dimentico degli antichi combattimenti tra animali, oggi sa essere un affettuoso compagno, oltre che un ottimo guardiano. La sua origine è inglese e risale agli ultimi anni del Settecento e ai primi dell'Ottocento, quando in Inghilterra i combattimenti tra animali erano non solo motivo di spettacolo, secondo lo spirito dell'epoca, ma incrementavano anche notevolmente gli affari legati alle scommesse. I combattimenti erano essenzialmente di tre tipi: il bull baiting, combattimento tra cane e toro, il bear baiting, combattimento tra cane e orso, e il dog fighting, combattimento tra cani. Paradossalmente, fu proprio la decisione del Parlamento inglese nel 1835 di vietare ogni combattimento tra animali che decretò lo sviluppo della razza Bull Terrier. Infatti, il combattimento tra cani, più facile da nascondere, riuscì a sopravvivere nella clandestinità e portò all'esigenza di un cane forte, coraggioso, ma anche sveglio e agile. Dal bulldog e dal piccolo terrier inglese nacque così l'antenato del Bull Terrier, il Bull and Terrier. Con testa corta e larga, corpo tarchiato e gambe arcuate, esso aveva ben poco a che vedere con i plastici Bull Terrier dei nostri giorni. Per anni gli allevatori continuarono nella loro selezione, utilizzando anche razze diverse e creando soggetti sempre più simili all'attuale Bull Terrier, spinti anche dal progressivo disinteresse verso i combattimenti e affascinati invece sempre più dalla novità delle prime esposizioni canine che si svolgevano a Londra e a Birmingham. Intorno agli anni 1870-1880 nacquero i primi club e nel 1887 fu fondato il primo Bull Terrier Club. Ben presto il cane divenne la mascotte dei marinai e degli aviatori inglesi e la sua popolarità crebbe sempre più. Il Bull Terrier, cane poco conosciuto in Italia fino a non molti anni fa, oggi comincia a godere di una discreta popolarità e la sua presenza alle esposizioni canine è in costante aumento. Il Bull Terrier è un cane di media taglia, solidamente costruito, a pelo liscio, ben proporzionato e molto forte, e con tronco raccolto, muscoloso, agile e forte. La sua espressione deve essere penetrante, determinata e intelligente, piena di fuoco e di coraggio, ma nello stesso tempo il suo carattere deve essere calmo e non insofferente alla disciplina. La cinofilia ufficiale lo pone tra i terrier di tipo bull nel gruppo terzo. La testa, che da sempre racchiude la tipicità di una razza, deve essere innanzitutto proporzionata col corpo e deve ricordare la forma di un uovo, o come qualche autore dice, di un pallone da rugby. Lunga, forte e profonda all'estremità del muso, deve essere perfettamente piena, con una superficie priva di vuoti. Il suo profilo deve risultare pulito, dolcemente curvo, non interrotto e terminare con un'inclinazione finale a livello del naso. La parte superiore del cranio, tra le orecchie, deve essere piatta e il solco mediano poco segnato. Il labbro deve essere asciutto, ben disteso e poco sviluppato, con commessura labiale invisibile. I denti, con corretta chiusura a forbice, devono essere sani, puliti, forti, di buona grandezza e perfettamente regolari. L'espressione penetrante e furba insieme, tipica del Bull Terrier, è data dagli occhi, che devono essere di colore marrone scurissimo, triangolari, piazzati vicini, obliqui e ben infossati. La distanza tra la punta del naso e gli occhi deve essere appena maggiore di quella tra gli occhi e l'apice del cranio. Le orecchie, piccole, forti, sottili e verticali, sono piazzate abbastanza vicine tra loro in alto sopra la testa. Il collo, molto muscoloso, un po' arcuato, si assottiglia verso la testa, mentre dall'altro lato si fonde armoniosamente nel tronco. Non deve presentare pelle in eccesso, giogaia. Le spalle, pur essendo forti e muscolose, non devono apparire pesanti.
Le scapole, ampie e piatte, devono essere ben vicine al torace e formare con la loro inclinazione e quella dell'omero un angolo pressoché retto. Gli arti anteriori, moderatamente lunghi e perfettamente paralleli, devono avere un'ossatura di tipo rotondo e forte, permettendo al cane di potersi piazzare saldamente su di essi come su solide colonne. I gomiti, ben aderenti al tronco, e i piedi con dita ben dirette in avanti, contribuiranno a una corretta andatura. Il tronco ha petto largo e torace ben tondeggiante per la marcata cerchiatura delle coste che scende oltre il livello dei gomiti. La linea superiore, dritta dietro il garrese, si inarca leggermente all'altezza dei reni. La coda, corta e grossa alla base, si assottiglia verso l'estremità. Inserita relativamente bassa sulla groppa, viene portata in posizione orizzontale. La linea inferiore del tronco risale molto leggermente al livello del ventre. Il Bull Terrier deve quindi dare l'impressione di un corpo con schiena corta, forte e compatto. Visto lateralmente, la distanza tra lo sterno e il suolo deve essere un poco inferiore a quella dal garrese allo sterno. Gli arti posteriori, visti da dietro, devono essere paralleli, hanno coscia molto muscolosa e gamba ben angolata. L'osso tra il garretto e il piede, detto metatarso, deve essere corto e forte. I piedi devono essere piccoli, raccolti e con dita ben arcuate. Il pelo corto, piatto ed uniforme deve presentarsi duro al tatto e nella stagione fredda può presentare un leggero sottopelo. Il mantello può essere completamente bianco oppure colorato. Se bianco, può presentarsi con pigmenti o macchie sulla testa senza per questo essere penalizzato. Se colorato, può essere tigrato oppure pezzato nero, rosso, fulvo oppure tricolore. Il colore deve essere sempre in quantità maggiore del bianco. Il Bull Terrier non ha problemi di taglia, poiché non vi sono limiti né di peso né di altezza, purché risulti sempre armonico nell'insieme. Va comunque tenuto presente che se la sua altezza è inferiore ai 35 cm, viene definito Bull Terrier Miniature. Il movimento assume grande importanza in questa razza. Solamente con la correttezza della costruzione si potrà ottenere quell'incedere sciolto, con buona estensione degli anteriori e grande spinta di propulsione dei posteriori che la caratterizza. Prima di accingersi alla scelta del proprio cucciolo, bisogna prendere una decisione importante, stabilire cioè se si vuole un maschio o una femmina. Può succedere che questa decisione non sia irrevocabile e che di fronte alle grazie irresistibili di un determinato cucciolo si cambi idea. Ciò non toglie che si siano fatte antecedentemente delle serie considerazioni sulle conseguenze della scelta. La femmina andrà sorvegliata durante i due periodi annuali di calore. Il maschio avrà un carattere più forte e non si lascerà sottomettere facilmente. Il maschio ha la necessità di marcare il territorio. La femmina è più dolce e docile, quindi il suo addestramento è più agevole anche per il profano. Per l'acquisto di un cucciolo sarebbe meglio rivolgersi ad un allevatore qualificato con affisso riconosciuto dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, che potrà dare un'assistenza informativa durante tutta la vita del cane. Può capitare che presso gli allevamenti specializzati, nel momento della richiesta, non vi siano cuccioli disponibili. In tal caso se ne potrà prenotare uno della prossima cucciolata e intanto conoscere i futuri genitori. Il cucciolo scelto dovrà riportare sul ventre o all'interno dell'orecchio un tatuaggio con il numero indicativo della sua provenienza. Inoltre il venditore dovrà consegnare il libretto delle vaccinazioni, firmato dal veterinario responsabile, con indicata la data e il tipo di vaccino eseguito. Come scegliere il cucciolo ideale?
Se si desidera un fedele compagno per sé e per la propria famiglia, bisogna prestare molta attenzione al suo carattere. Se si pensa di frequentare in futuro le esposizioni, bisognerà valutare con molta attenzione anche la sua morfologia. In ogni caso, il cucciolo deve sempre apparire sano, quindi avrà naso umido ma senza scoli, occhi puliti e brillanti, ventre non eccessivamente gonfio, mantello lucido e pelle priva di alterazioni. L'età ideale per acquistare un cucciolo è quella compresa tra i 2 e i 3 mesi. In linea generale, ricordiamo che il cucciolo di Bull Terrier, proprio come l'adulto, deve mostrare la massima sostanza nel minimo volume possibile. Quindi, i soggetti con aspetto gracile, ossatura sottile e torace stretto sono subito da scartare. Un cucciolo di 2-3 mesi nell'insieme deve già apparire molto solido. La testa a questa età non è ancora definita, ma sarà già possibile vederne la tipicità dal profilo del muso, dalla sua profondità e dall'espressione dello sguardo. Il corpo del piccolo Bull Terrier deve ricordare le proporzioni generali della struttura dell'adulto. Osserviamo anche la chiusura delle arcate dentarie, che non devono presentare fenomeni di enognatismo o prognatismo. Dopo aver valutato il cucciolo da fermo, osserviamolo in movimento e mentre gioca. I piccoli Bull Terrier sono degli entusiasti e si devono muovere liberamente, anche se saranno ancora un po' goffi. L'osservazione dei cuccioli liberi ci darà preziose indicazioni sul loro carattere, specie se avremo modo di osservarli anche con un maschio adulto, che nel branco è il maestro ufficiale di Galateo Canino. Qui vediamo un papà che insegna alla figlia a non rubargli i suoi giochi. L'apparente brutalità è tutta scena, perché in realtà la cucciola non viene neppure sfiorata. In compenso, ha imparato velocemente la lezione e all'occasione successiva non prova più a toccare ciò che non le appartiene. Osservare queste scenette familiari ci aiuta a capire quali cuccioli sono più caparbi, quali hanno tempra più forte, quali sono disposti a lasciarsi sottomettere. Ma è importante osservare anche il modo in cui i cuccioli si rapportano con le persone. Quelli con carattere più dominante si avvicineranno al visitatore senza esitazione, mentre altri potrebbero tenersi in disparte, mostrando segni di timidezza. Un test abbastanza significativo sulla reazione alla coercizione può aiutarci ad individuare i soggetti che potrebbero essere predisposti all'aggressività. Si rovesci gentilmente un cucciolo sul dorso e poi si cerchi di trattenerlo con una mano in questa posizione. Il cucciolo che si ribellerà con violenza dimostrerà un carattere dominante, mentre quello che dopo la prima reazione si rassegnerà alla situazione potrebbe rivelarsi un soggetto facile da educare. Quello che non opporrà alcuna resistenza potrebbe essere un adulto molto docile, ma anche un soggetto piuttosto timido. Occorre comunque tener presente che questi test, anche se sono frutto di studi seri, hanno sempre un valore indicativo e non assoluto. È sempre meglio farsi consigliare dall'allevatore il soggetto giusto per noi, perché la scelta dell'esperto sarà sicuramente affidabile. Ora possiamo finalmente portare a casa il nostro piccolo Bull. Se è previsto un viaggio in auto, sarà bene metterlo in un trasportino, perché in questo modo lui sarà protetto e sicuro e noi saremo in regola con la legge. Ogni volta che porteremo il cane in macchina, sia da cucciolo che da adulto, ricordiamo di parcheggiare sempre all'ombra con i finestrini leggermente abbassati. Il sole sull'auto crea un pericolosissimo effetto serra, causa di colpi di calore che possono addirittura causare la morte del cane. Il Bull Terrier è un cane a pelo raso che soffre molto il freddo, quindi è meglio che il cucciolo viva in casa. Lui ne sarà felice perché la cosa che ama di più è stare insieme al padrone. La presenza dell'uomo accanto al cane è indispensabile per un corretto sviluppo della sua psiche, affinché cresca coraggioso ma non aggressivo, ubbidiente ma non timido. Anche se vorremmo tenere sempre il cucciolo in braccio, ricordiamo che dovremo preparare un angolo riservato a lui.
la cuccia del nostro Bull Terrier andrà disposta in un luogo tranquillo e caldo, ma non troppo vicino a fonti di calore intenso. Per i primi giorni bisognerà invitare il cucciolo ad andarci, chiamandolo dolcemente ed accarezzandolo e lodandolo molto quando accetta di entrarci. Accanto alla cuccia disporremo le ciotole per il cibo e per l'acqua, in acciaio inossidabile perché quelle di plastica sono meno igieniche e molto più facili da distruggere. Il cucciolo dovrà avere sempre a disposizione acqua fresca e pulita, ma dopo aver bevuto avrà sicuramente voglia di far pipì. Vicino alla sua cuccia piazzeremo quindi il gabinetto, ovvero un pannolone per neonati che il cucciolo apprezzerà sicuramente. Ricordiamo di lodarlo se ha sporcato sul pannolone, perché questo è l'inizio della sua educazione. Per il cucciolo il passaggio dall'allevamento all'ambiente familiare costituisce uno stress. Noi dovremo alleviarlo con la nostra affettuosa compagnia e la nostra protezione, ma dovremo anche dettare fin dal primo momento le regole base dell'educazione. Il piccolo Bull Terrier non sa ancora come si deve comportare, quindi, in perfetta buona fede, potrebbe combinare qualche disastro. Educhiamolo insegnandogli per prima cosa il significato del no, da pronunciare in tono secco e deciso, aiutandoci con gesti chiari. Contemporaneamente gli faremo capire cosa significa bravo, pronunciando questa parola dolcemente e accompagnandola con molte carezze. Un'occasione idonea per utilizzare i primi no sarà quella della pipì fatta nei posti sbagliati. Il no potrà essere accompagnato da una scrollatina alla collottola, se vogliamo che oltre a un diniego diventi una leggera punizione. Ricordiamo però che è molto più facile educare un Bull Terrier lodandolo quando si comporta bene che punendolo quando si comporta non correttamente. Questi cani sono praticamente insensibili al dolore, mentre sono sensibilissimi alle carezze e all'approvazione del padrone. Per abituare il cucciolo a sporcare fuori casa, bisogna pazientemente portarlo fuori dopo ogni pasto e attendere. In allevamento, insieme ai fratellini, il cucciolo non aveva problema a liberarsi subito, ma in un luogo che non conosce può sentirsi intimorito e costringerci a lunghe attese. Per sveltire le operazioni, cerchiamo di portarlo a sporcare sempre nello stesso posto. La prima notte in casa può essere un problema se il cucciolo non si rassegna a dormire da solo. Una buona soluzione può essere quella di portare il suo trasportino in camera nostra, vicino al nostro letto. Chiudiamo pure dentro il cucciolo. La nostra vicinanza e la sensazione di trovarsi in una tana lo faranno sentire al sicuro e noi potremo dormire in pace senza disturbi della quiete pubblica. Appena il cane si sarà abituato alla sua cuccia, potremo spostarla nell'ambiente prescelto come definitivo. Il cucciolo ci andrà volentieri ogni volta che ha voglia di fare un sonnellino o di rosicchiare il suo giocattolo preferito. Il Bull Terrier non accetta sempre il guinzaglio con molto entusiasmo. Occorre un po' di pazienza e di metodo. Se il cucciolo si impunta o tira, teniamo in mano il suo giocattolo preferito e mostriamoglielo. Questo lo invoglierà a camminare accanto a noi. Il cane capirà in fretta che il guinzaglio non è una costrizione, ma lo strumento che gli permette di uscire a passeggiare. Appena avrà fatto questa associazione di idee, ci seguirà con piacere in qualsiasi avventura. Anche il Bull Terrier da compagnia può essere addestrato. Non è indispensabile insegnargli gli esercizi di difesa, ma è possibile e molto utile ottenere una buona risposta agli esercizi di obbedienza. Noi vi mostriamo soggetti un po' più grandi, ma l'addestramento può iniziare intorno ai 4-5 mesi. In questo periodo il cucciolone è molto recettivo e non ha ancora completamente sviluppato la propria indipendenza, quindi il lavoro è più facile. Il primo esercizio che si insegna è la condotta al guinzaglio. Dopo aver dato l'ordine piede, agiamo con opportuni colpetti sul guinzaglio per mantenere l'attenzione del cane su di noi,
premiandolo con bocconcini e carezze quando si comporta bene. Appena il cane sa andare al guinzaglio, andrà portato a passeggiare anche in zone frequentate, in modo che si abitui alla gente e ai rumori della strada. Vedere gente è importante per la sua socializzazione, ma è altrettanto utile che incontri spesso altri cani, affinché impari ad essere amichevole e non aggressivo nei loro confronti. Quando il cucciolone incontra un suo simile, il conduttore dovrà accarezzarlo e dargli piccoli colpetti sul collo affinché si rilassi, smorzando la sua eventuale aggressività. Sul campo di addestramento, dopo un paio di lezioni al guinzaglio, inseriremo l'ordine seduto, che andrà dato ad ogni fermata. Per insegnarlo, poniamo una mano sul posteriore del cane e premendo invitiamolo a sedersi, mentre teniamo alta la testa con l'altra mano agendo sul guinzaglio. Al seduto seguirà l'ordine terra. Mettiamo il cucciolone seduto, poi con dolcezza tiriamo in avanti le zampe anteriori in modo da obbligarlo alla posizione richiesta. Tutto l'addestramento dovrà sempre avere l'aspetto del gioco per il cane, che deve obbedire divertendosi. Quando il cane sa eseguire il seduto e il terra, gli insegneremo il resta, utilissimo in mille occasioni della vita quotidiana. Mettiamo il cane a terra, poi diamogli l'ordine resta, stendendo un braccio verso di lui e facendogli capire con la mano aperta che deve restare fermo. Per le prime lezioni basterà allontanarsi della sola lunghezza del guinzaglio, poi gradualmente si aumenteranno le distanze. Dopo qualche tempo il cane resterà immobile, anche se il padrone si allontana di parecchi metri. Nelle gare di lavoro questo esercizio è sempre seguito dal richiamo in cui il cane deve accorrere con prontezza, sedersi di fronte al conduttore e all'ordine piede tornare a sedersi al suo fianco sinistro. Importantissimo giocare sempre dopo ogni esecuzione. Il cane lavora con gioia se sa che in premio avrà il suo salsicciotto o la sua pallina. Il Bull Terrier può essere addestrato anche alla difesa, ma è importante ricordare che questo è un lavoro delicato e che va svolto solo da professionisti capaci e competenti. È bene iniziare con il cucciolone di 7-8 mesi, sempre e solo sotto forma di gioco, stimolando il suo istinto predatorio e mai l'aggressività. Si farà giocare il cane con uno straccio, agitato per mezzo di un lungo bastone. Un cane con buone doti caratteriali impazzirà dal desiderio di afferrarlo e non si preoccuperà affatto se i suoi slanci gli faranno fare qualche ruzzolone. Quando il cucciolo ha preso lo straccio, il figurante si avvicina e comincia a toccarlo e ad accarezzarlo, fingendo ogni tanto di colpirlo con il bastone per abituarlo a questo movimento, anche se in realtà il cane non viene mai toccato. Alla fine di ogni esercizio, il cucciolo vincerà sempre lo straccio. La sua felicità sarà molto evidente. Dopo qualche lezione si può passare dallo straccio al salsicciotto. L'esercizio è lo stesso, ma questa volta è il figurante a tenere in mano il salsicciotto e ad iniziare un vero e proprio combattimento scherzoso con il cucciolo, che ancora una volta sarà il vincitore. Il terzo ed ultimo passaggio, preludio ai veri esercizi di difesa, è quello in cui il figurante indossa la manica protettiva. Si continuerà a stimolare il cane giocando, avvicinandosi e allontanandosi, finché arriverà il sospirato momento del morso. Una breve colluttazione e ancora una volta il cane otterrà in premio la manica, esibendosi in un bel giro d'onore. Con calma e gradualità, sempre giocando e divertendosi insieme, si può ottenere un Bull Terrier dolce ed equilibrato, ma anche in grado di eseguire attacchi incisivi. Questo potrà invogliare il proprietario a proseguire nell'addestramento, fino a partecipare con il proprio Bull a qualche prova di lavoro. Questa non è la razza più facile del mondo, ma non è neppure impossibile arrivare a risultati di prestigio. Basta avere molta pazienza
e amare molto il proprio cane. Come ogni cane a mantello corto, il Bull Terrier ha bisogno soltanto di qualche buona spazzolata una volta alla settimana, più volte durante la muta di primavera. Non è necessario lavarlo spesso, ma solamente quando è realmente sporco, specie dopo giornate passate in campagna, magari su terreno bagnato. Per migliorare la lucentezza del pelo, è buona norma passare un panno morbido dopo la spazzolata. In queste occasioni il cane verrà anche ispezionato per accertarsi che durante la passeggiata non abbia raccolto qualche parassita come pulci o zecche. Alla cura del mantello va aggiunta l'igiene del corpo. Ci serviremo di due pezzuole umide per la pulizia degli occhi, per evitare che l'eventuale infezione dell'uno si propaghi anche all'altro. Se si osservasse una lacrimazione eccessiva, un arrossamento della sclerotica o un opacamento dell'iride, sarà bene consultare il veterinario. Anche le orecchie andranno pulite periodicamente con uno dei prodotti disponibili in commercio. Dopo aver messo le gocce, bisogna massaggiare la cartilagine dell'orecchio vicino al cranio e poi asportare lo sporco con un cotton fioc. Le unghie generalmente si consumano da sole, ma in alcuni soggetti crescono e resistono all'usura. Allora vanno accorciate con l'apposito tronchesino. Bisogna tagliare solo la punta, stando attenti a non toccare la parte più vicina al dito, che è vascolarizzata. Per quanto riguarda i denti, nell'adulto, un regolare controllo e l'eventuale detartarazione eseguita dal veterinario possono tenere lontano il pericolo della piorrea. Abbiamo esaminato la toilettatura indicata per il cane da compagnia. I soggetti da esposizione richiedono qualche attenzione in più. Il Bull Terrier, specie sulla testa, ha il pelo molto raso che lascia intravedere il rosa della pelle. Poiché questo è piuttosto antiestetico, si usa truccare il cane da esposizione per renderlo più bianco possibile. Il primo passo consiste nel passare sulla testa del cane un apposito grasso che renderà più facile l'applicazione degli altri prodotti. Il primo di questi è lo sbiancante in crema, che si applica con le mani su tutta la testa e in particolare sul contorno degli occhi. Poi si utilizza la fecola di patate, che si spennella su tutte le parti bianche per ottenere il massimo candore possibile. Il pennello si passa contropelo, mentre i ritocchi finali si danno con le mani. Una bella spazzolata completa l'opera, togliendo tutta la polvere in eccesso. Resta soltanto il tocco finale, ovvero il pareggiamento dei peli del muso con le apposite forbicine. Il nostro Bull Terrier ora è pronto per salire sul ring, ma ricordiamo di abituare il cane a questi procedimenti fin da cucciolone, perché all'inizio lui lo prenderà come un gioco. Solo col tempo capirà che deve avere un po' di pazienza se vuole diventare un campione. Tutte le cure e le attenzioni che riserveremo al nostro Bull Terrier aumenteranno la confidenza e la fiducia reciproca e ci consentiranno di conoscerlo sempre meglio, di prevedere le sue reazioni e di essere obbediti quasi prima di dare un ordine. Poter dire che il proprio Bull Terrier capisce dallo sguardo cosa si vuole da lui non è solo un modo di dire, può essere una realtà se saremo stati veramente abili nella sua educazione.